Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è il vostro Omega e benvenuti a Bomba in questo nuovo video di GTA. Attenzione, diverso dal solito. Sì, perché ragazzi, voi sicuramente avrete capito che sul mio canale c'è sempre stata la serie della vita reale. Quindi ragazzi, attenzione, questo episodio, diciamo questo video qui, è dedicato ai personaggi, alle voci, quindi agli attori reali. Perché forse non lo sanno tutti, no? Ma i protagonisti che ci stanno su GTA, no? Quelli che sono presenti dentro il gioco, quindi Michael, Trevor e Franklin, esistono nella realtà. Cioè, non è che esistono nella realtà, però ragazzi, sono stati ispirati palesemente a degli attori, a delle persone che hanno prestato ovviamente la loro voce ai personaggi che sentiamo ovviamente nel gioco. Quindi nella storia, quando ci sono state delle cutscenes dove appunto Michael, Franklin e Trevor parlavano tra di loro, avrete sicuramente sentito la loro voce americana, quindi la loro parlata inglese, che ormai penso che conosciamo tutti a memoria, a furia di sentire i dialoghi. Insomma, la voce di Trevor se la sentite in inglese, ragazzi, anche perché esiste solo in inglese nel gioco. E vi dico una cosa, attenzione, se questo video raggiunge, mi fate raggiungere, raga, non so, ve la sparo così, 7000 mi piace, facciamo un video di tutti i protagonisti maschi e donne della serie di GTA, da GTA 3 a GTA 5. Quindi mi raccomando ragazzi, mettetevi d'impegno, perché sarà anche questo un bel video. Quindi se arriviamo a 7000 mi piace, tutta la serie ragazzi di GTA, da GTA 3 a GTA 5, quindi sarà una bomba. Vi ricordo che se volete essere salutati da me, parlare come in direct ed essere anche seguiti da me, venite a seguirmi su Instagram che trovate qui e ragazzi giù in descrizione. Quindi mi raccomando, venite, devastate il tasto segui, così siamo tutti belli, felici e contenti e io potrò salutarvi. E ragazzi, allora, come vedete siamo appunto su GTA e non c'è alcun bisogno di spiegare, non ci sono spiegazioni di quello che stiamo facendo adesso con il nostro Trevor, Franklin e Michael. Anzi ragazzi, vi dirò di più, sapete già che questi sono tre pazzi criminali, sapete già che loro sono il mitico trio della muerte per eccellenza su GTA e che niente e nessuno può fermarli. Voi guardateli bene ragazzi in azione, perché forse vi starete rendendo conto che una cosa nella vita reale non può esistere, non c'è né modo né luogo che una cosa del genere possa esistere. Invece io ragazzi vi invito a un'attenta analisi, vi dico che vi state sbagliando, perché questi tre malati, pazzi scatenati esistono veramente nella realtà. Ovviamente non fanno le stesse cose che stanno facendo, quindi non fatelo a casa, perché vedete poi comporta che vi si ribalta la macchina. E tanti saluti. Comunque ora ci appartiamo da una parte, mettiamo sotto qualche palo della luce. 2, 3, mamma mia ragazzi, 4 pali, niente, non è stata roba ragazzi. Direi che la nostra fuga è durata più che troppo. Bando alle ciance, io vi dico, guardate bene le facce dei nostri protagonisti, quindi Michael, Trevor e Franklin. Anche se direi ragazzi, conosciamo un altro po' meglio le facce dei protagonisti di GTA 5 che quelle delle nostre mamme, delle nostre sorelle, delle nostre tipe, insomma. Conosciamo meglio loro che la gente lì fuori dalla realtà. Ma quello che vi dico io è, oltre a guardare le loro facce, vi invito anche a guardarle molto più attentamente ragazzi. Infatti grazie a una mod di GTA che ci permette di avere i minimi dettagli e tutto quanto perfettamente ragazzi, io adesso vi voglio mettere diciamo a confronto. Questa è quella di Trevor, poi abbiamo quella di Franklin e infine abbiamo quella del buon Michael. Bene, quindi direi di partire dal nostro buon Trevor, che è interpretato sia nella realtà che ovviamente nella voce, quindi ora andremo a vedere anche una piccola intervista, è interpretata da un uomo che si chiama Steven Hogg, che è cazzo palesemente uguale a Trevor. Infatti ragazzi, credo che la differenza, guardate, adesso ve lo metto qui a confronto, sia palesemente uguale. Infatti sapete che Trevor, se andiamo dal parrucchiere, dal barbiere, come lo chiamate, gli mettiamo il baffetto e i capelli in questo modo, guardate un po', è uguale a Steven Hogg, grandissimo attore americano che attualmente interpreta, ovviamente è morto nella serie, però ha interpretato anche The Walking Dead dell'AMC, veramente ragazzi qualcosa di fenomenale. Quindi invito anche ad andare a vedere The Walking Dead, perché lì potete rendervi palesemente conto dell'interpretazione di Steven Hogg nei panni di Trevor. Quindi ovviamente ragazzi, i personaggi che vedete sono attori, se andate a vedere i film di questi attori come quelli di Steven Hogg e degli altri che vedremo, capite subito che sono uguali ai caratteri e alle voci
proprio dei protagonisti che stanno dentro GTA, e penso sia una cosa veramente fantastica, perché è una cosa fenomenale, ragazzi. Quindi invito ad andare a vedere un film, una serie TV dove ci siano gli attori. Abbiamo anche detto i nomi, si chiama Stephen Hawking e lo trovate. E questo, ragazzi, era Trevor. Bene, ora direi che tocca al nostro Franklin. Guardatelo un po', ragazzi. Franklin è un ragazzo, sapete già nel gioco, che è un po' scapestrato, per dire. Cioè, l'attore che interpreta il nostro Franklin nella realtà si chiama Sean Fontaine. Sean è, raga, un attore statunitense e anche un rapper, se non mi sbaglio. Ricordo fosse anche un rapper, che ha prestato appunto la sua voce, il suo carattere, la sua immagine. Infatti ora guardate un po', ragazzi, voi vedete, si somigliano palesemente. Infatti, come abbiamo visto anche per Trevor, ragazzi, non sono uguali nella realtà, perché GTA dice palesemente che i personaggi, i luoghi e tutto non sono ispirati alla realtà. Ma è palese che, raga, Los Angeles e Los Santos e Franklin e Sean, così come Trevor e Stephen Hogg, sono, ragazzi, palesemente uguali. Infatti si sono ispirati proprio a questo. Quindi, come vedete, il nostro Franklin e il nostro Sean Fontaine si somigliano parecchio, anzi sono uguali. Da il setto nasale, alla mascella, agli occhi, al taglio di capelli, insomma, sono ugualissimi. E lascio ovviamente anche i commenti a voi. E quindi, detto questo, abbiamo visto Trevor, Franklin, non rimane che vedere il nostro Michael De Santa. Ragazzi, come avevamo detto prima, andando al barbiere come per Trevor, si può aggiungere e togliere i capelli e barba sbarbata, esattamente come ce l'ho io, cioè la Michael in questo momento. L'attore che interpreta Michael, ragazzi, che ha prestato anche la sua voce, che secondo me è stato il migliore, non lo so perché, ma penso sia stato il migliore, è, ragazzi, Ned Luke, se non sbaglio, che è un uomo, ovviamente, non poteva essere una donna. Anche lui, ragazzi, attore e doppiatore statunitense come tutti gli altri, che ha prestato il suo carattere, la sua voce e la sua immagine alla grande serie di GTA, in particolare quella di GTA 5. Infatti, guardateli un po', mettendoli a confronto. Vabbè, qui, ragazzi, ho preso una foto dove hanno fatto un'intervista, ora vedremo anche quella per le voci, dove lui ha una maglia di GTA e guardate la faccia, ragazzi, sono identici, hanno la stessa barba, lo stesso viso, gli stessi occhi, la stessa fronte alta e lo stesso taglio di capelli, quindi è ovvio che sono palesemente uguali. Cioè, guardateli, non c'è bisogno di fare una piccola, trova le differenze, insomma, ragazzi, non ci sono. Soltanto vi lascio a voi i commenti per dirvi, ragazzi, se vi sta piacendo il video. Mi raccomando, avete messo un mi piace, se non avete ancora messo, mi raccomando, piazzate la bomba, perché come ho detto, questo è un video speciale e ci sta veramente. Quindi direi che ci siamo, abbiamo visto i tre protagonisti su GTA, abbiamo visto Franklin, Michael, Trevor, tutti quanti, come vedete, sono ugualissimi ai personaggi che vi ho fatto vedere. E adesso, visto che ci siamo, vi ho detto che hanno prestato carattere, voci e la loro immagine, adesso andremo a vedere un'intervista dove ci sono i tre protagonisti nella vita reale che hanno fatto un'intervista rilasciata quando è uscito GTA 5. Quindi somigliano tantissimo, raga, ve l'ho detto. Quindi se volete, andatevi a vedere qualche film di questi attori, così potete capire bene quanto siano uguali i nostri protagonisti. È come se voi vedeste un film con Trevor, con Franklin o con Michael, è la stessa cosa. Infatti, ragazzi, questa è una scena della storia, quindi appunto si chiama cutscenes, dove potete sentire parlare Trevor e Franklin in questo momento mentre stanno importunando questo tipo qui. Quindi ora ascoltate bene le loro voci, così possiamo metterle a confronto con quelle dei protagonisti, degli attori della vita reale. I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius, I got no fucking talent. Clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! That's awesome. Hey. There you go. All right. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. Come vedete, ragazzi, Trevor e Michael qui si fanno riconoscere. Direi che può bastare, avete già sentito, non serve che vi faccia sentire anche quella di Franklin, perché conoscete a memoria, ragazzi, chi è che non le conosce ormai. Bene, ragazzi, come vedete, questa qui è un pezzettino dell'intervista che un giornalista americano ha fatto ai nostri Steven, Sean e Ned il giorno, non so se è il giorno esatto in cui è uscito GTA o quando, insomma, è stato fatto. Per cui io direi comunque di ascoltare le voci, che sono la cosa più importante, anche di guardare i loro comportamenti. Infatti ora vedremo sovrapposte altre clip. Hey, you know, it's a brilliant script. You know, these guys are unbelievable who write this stuff. I mean, they're so prolific and they're so funny and they're so pointed, you know.
And you know, you just read the material and you go, I'm in. You know, really, seriously, that's all that changed. You know, that was just, you know, the actor. Come potete ascoltare, come si sente anche, è pazzesca, ragazzi, la voce di Ned, che ovviamente è normale sia quella GTA perché è lui che l'ha prestata a Michael. Quindi sentiamo che è ugualissima, è proprio uguale anche lui di faccia, nei suoi comportamenti, come si muove, quindi è fedelmente giusto che sia così, sia nella realtà che nel gioco. It was a little harder for me to start with memorizing the scripts, because I don't go to castings a lot. I don't do that like as a regular job, you know, like acting. So, you know, I brought raw talent to it. So what happened was I started getting advice from a few of the other actors, these two guys and a couple more, and they started like saying, well, you wrote raps before. So I used to write a lot of raps for a lot of artists and myself, you know what I'm saying? And E come abbiamo anche sentito, anche la voce di Franklin, ragazzi, è palesemente uguale, quindi direi che ci sta. Segwaying in with that is Greg weighing in. Thank you, God. I can see what you're talking about. Well, now we have about the voice actor. How do you think I feel? Yeah. Kid standing up going, about the voicing of Trevor. Quindi io direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto tutto, mi raccomando, un bel pollicione per il supporto. Vi ricordo 7000 likes. Vi porto tutti i protagonisti di GTA, maschio e femmina, da GTA 3 a GTA 5, quindi dipende soltanto da voi. Iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, ovviamente ditemi, Omega, sì, ci è piaciuto il video, Omega, non ci è piaciuto il video, quindi datemi un parere. Vi ricordo, in descrizione trovate le maglie ufficiali edizione limitata, quindi compratele, che sono veramente belle. E il mio Instagram, se volete essere salutati in tutti i prossimi video. Vi ringrazio ancora per la visione a tutti i pagliacci, come Gozzo, e se beccamo al prossimo video. Skedoo!